porta la tua attività sulla più grande web TV della provincia di Pavia. 500.000 di persone hanno guardato Jab TV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart TV a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot@jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. Viva Voghera, Voghera è viva, lo aveva urlato virtualmente l'assessore Azzaretti alla vigilia di una notte bianca organizzata in tempi ristrettissimi tra un evento e l'altro di Iria Castle Festival. Ed in effetti la città si è dimostrata più ricettiva che in altre occasioni. Sabato sera le vie del centro si sono riempite di centinaia di persone di tutte le età, accorse per vivere e vedere con i propri occhi la prima notte bianca vogherese. Moltissimi visitatori che hanno raggiunto Voghera dalle località limitrofe per la gioia dei tanti esercizi commerciali che hanno accolto l'invito dell'amministrazione locale a tenere alzate le saracinesche fino a notte fonda. Una serie di giochi, attrazioni e musica dal vivo hanno arricchito la serata, anche se a farla da padrone sono state le bancarelle, una vecchia conoscenza per i cittadini vogheresi. Diverse persone hanno voluto provare l'emozione della ruota panoramica installata in Piazza Meardi per la gioia di grandi e piccini. Negozi e locali pieni, commercianti felici, cittadini soddisfatti, ma non tutti promuovono la notte bianca a pieni voti. Alcuni visitatori hanno fatto notare la poca originalità con cui è stata sfruttata Piazza Duomo, che forse avrebbe potuto essere valorizzata diversamente. Scontenti anche alcuni esercenti che hanno dovuto anticipare l'orario di chiusura, inizialmente previsto per le 3. La notte bianca di Voghera non ama fare le ore piccole, all'1:30 la via Emilia si era già svuotata. Soddisfatta l'assessore alla cultura, che attraverso Facebook si è detta commossa per la fiducia dimostratale da tutti i vogheresi ed ha ringraziato Vigili del Fuoco, Croce Rossa, ASM, Protezione Civile, ma soprattutto tutti i commercianti e gli esercenti. Lazzaretti ritiene la notte bianca il primo passo verso il risveglio della città ed in effetti sabato sera Voghera è sembrata tutt'altro che dormiente. Non ci credo, ciao, sono attivi con gli occhi blu.